Ciao carissimi, la mobilizzazione che è stata dichiarata da Vladimir Putin, la mobilizzazione che lui stesso ha chiamato parziale, che è stata annunciata e sta andando avanti in Russia, ha scatenato ovviamente le polemiche. Ci sono tantissimi video, ci sono diverse interpretazioni della realtà. È giusto approfondire, parlare e un po' valutare ciò che sta avvenendo. Allora, innanzitutto sarebbe giusto di dire che quali sono i numeri, perché noi qua quando parliamo delle capacità russe, dell'esercito russo, del fatto che l'esercito russo è mal preparato, che ci sono le problematiche, è giusto di criticare, anzi sono primo che critico spesso ciò che è criticabile in Russia e oltre e altrove, per cui bisogna però cominciare dalle basi. Quindi la base qual è? In Russia ci sono 25 milioni di riservisti, quindi persone che possono essere, nel caso di mobilizzazione totale come quella che ad esempio è stata dichiarata in Ucraina, la totale capacità dei russi di mobilizzarsi e andare in guerra sono 25 milioni di riservisti. 25 milioni di persone possono essere trasformati nei militari e prendere parte nella difesa del loro paese, nel caso se il loro paese sarà in guerra. Poi fornimenti, mezzi, tutto questo è un'altra roba. Io adesso parlo proprio di numeri dei soldati che Russia può schierare nel caso di necessità sul fronte. Adesso c'è una mobilizzazione parziale, si pensa di richiamare alle armi circa 350-300.000 persone. Tra l'altro qua i dati sono segreti, nessuno dice un dato veritiero, per cui io non so. Se qualcuno vuole credere alla propaganda russa, può credere alla propaganda russa. Se qualcuno vuole credere alla propaganda occidentale, può credere alla propaganda occidentale. Il fatto è che i dati reali, a mio avviso, non ci dirà nessuno. Comunque, da quello che si è capito, dai livelli di come sta svolgendo la mobilizzazione, si può presumere che circa 300.000, al massimo 300.000 persone saranno richiamati nell'esercito russo. Perché Putin ha dichiarato la mobilizzazione? Tantissimi mi scrivono, ma la Russia è alla frutta, l'esercito russo è incapace di agire, per questo ha richiamato le persone dalla vita civile, ha richiamato i riservisti perché non sarebbe in grado di gestire le operazioni militari con l'esercito che ha. In realtà, amici, non è così. Il senso della strategia di Putin è quella di non usare l'esercito effettivo, i militari effettivi, per questa guerra. Perché? Perché lui tiene sempre la riserva dei militari, quindi i reparti combattivi, per una guerra peggiore. Quello di cui lui ha paura è una guerra diretta contro i paesi NATO, una guerra dove la NATO, anche soprattutto attraverso il Nord, adesso che la NATO ha dichiarato che insomma vuole prendere anche il dominio del paese del nord come Finlandia e Svezia, e questo per russi ovviamente non è una novità, lo si capiva già da prima che questi paesi sono leali alla NATO, adesso entreranno ufficialmente, e quindi per Putin a livello strategico è molto importante avere l'esercito pronto per affrontare una diretta invasione da parte della NATO attraverso questi confini, attraverso i confini del nord.
mentre in Ucraina lui ha intenzionato di utilizzare le forze locali, quindi lui utilizza soprattutto i cittadini ucraini, tra l'altro lui questa cosa lo afferma, lo ha affermato da sempre, dall'inizio, lui dice giustamente, ma perché noi russi dobbiamo sacrificarsi per liberarvi dal nazismo, per liberare il vostro territorio da questa minaccia occidentale? Se volete vi liberate voi, noi vi aiutiamo con le armi, vi aiutiamo insomma con i soldi, prendiamo cura di voi. Così è successo dal 2014 in poi. Adesso la situazione è ovviamente precipitata, ci sono stati i referendum, quindi adesso abbiamo visto che il 98% in grande linea delle repubbliche hanno votato per rimanere, per passare, perdonatemi, all'interno della Federazione Russa, quindi queste regioni diventeranno Federazione Russa. Ovviamente lì cosa succederà? Queste regioni diventeranno automaticamente, subito, le regioni considerate confinanti con uno Stato pericoloso, con uno Stato che minaccia la Russia. Ovviamente questo Stato è Ucraina. Quindi quelle regioni che ieri erano parte dell'Ucraina, come lo era la Crimea prima di essere stata annessa o fatta entrare, qua ognuno se la può chiamare questo processo come vuole, all'interno della Russia, così anche queste regioni adesso entreranno a far parte della Russia e sarà necessario ingrandire, aumentare la presenza dei militari all'interno di questi territori proprio per la sicurezza di quei territori. Per questo ci servono ai russi, servono i riservisti. I riservisti cosa faranno? I riservisti soprattutto creeranno quella forza militare che dovrà contenere la possibilità delle controffensive ucraine o gestire la vita bene o male ai livelli di una pace relativa nelle zone controllate, mentre le forze armate delle repubbliche popolari che già dal 2014 combattono in Ucraina saranno forze che avanzeranno su altri territori sui quali mira Vladimir Putin. Questi territori sicuramente sono territori di Mykolaiv, sono territori di Odessa, sono territori di Izmail, quindi tutto il sud dell'Ucraina, per togliere totalmente l'Ucraina dal controllo di Mar Nero, perché l'interesse geopolitico e geostrategico della Russia e di Putin è quello di togliere dall'Ucraina il Mar Nero. Putin vuole dominare Mar Nero, che lui già si è messo d'accordo a dividere con Turchia, con Erdogan, e quindi lui dovrebbe avere un esercito in grado di avanzare e un altro esercito in grado di mantenere in ordine le retrovie. Per cui i riservisti che adesso sono entrati nell'esercito russo e che vengono mandati lì in Ucraina saranno principalmente dislocati nelle retrovie, mentre nei reparti che fanno avanzata parteciperanno soprattutto i reparti già operativi, già con esperienze di guerra. Secondo me qualcuno dei riservisti finirà anche in prima linea tra i reparti di avanzata, questo è possibile, però la gran parte di loro dovrà creare questo cuscinetto tra reparti di avanzata e l'esercito russo che sta nelle retrovie sul territorio.
questo è il senso della strategia di Putin. Poi ultimamente sono stati condivisi diversi video, io ho parlato anche su Telegram, ho condiviso diversi video anche su Instagram di come si svolge questa fantomatica come chiamarla, mobilizzazione parziale. E è chiaro che ci sono varie situazioni, ci sono le situazioni dove la gente non vuole partecipare alla guerra, io capisco quei giovani che scappano, che fuggono, ed è giusto parlare di questo. Io stesso ho condiviso diversi video, ho condiviso i video dove mobilizzazione si svolge con grande spirito patriottico, tantissimi partono per la guerra, vogliono fare la guerra, sostengono Putin. Io ho condiviso diversi video dalla Siberia, dalla regione di Yekaterinburg, dalla Russia centrale, da repubbliche Dagestan, Bashkiria e così via. Però dall'altra parte ci sono anche quelli che non vogliono combattere, come in qualsiasi guerra. C'è chi ideologicamente comprende la situazione, la interpreta in un modo, che ideologicamente comprende la situazione e interpreta in un altro modo, ed è normale raccontare tutto in modo obiettivo. Per cui sono stati le proteste in una città in Dagestan, dove tra l'altro i nostri media prendono questi episodi, li riportano e subito partono questi commenti che ecco, tutta la Russia si è sollevata, sono tutti contro Putin, sono tutti contro le decisioni. Guardate, se la Russia sollevasse tutta contro Putin, Putin il giorno dopo avrebbe smesso di fare il suo mestiere, finirebbe tutto così. Il fatto che una piccola parte della Russia si solleva purtroppo non vuol dire che domani finirà la guerra. Quindi anche qua i nostri giornalisti occidentali dovrebbero avere un po' di decenza, un po' di criterio per insomma, smettere di diffondere le notizie così entusiasmanti. Sì, in Russia ci sono le proteste, ma non si tratta delle proteste che possono trasformarsi in una vera e propria, non so, sommossa del popolo russo contro Putin, perché la gran parte del popolo russo sostiene la politica di Putin. E noi questa cosa la dobbiamo accettare, dobbiamo smettere di sperare che ecco adesso Putin smetterà di esistere perché arriverà una malattia, perché in realtà è ammalato, oppure c'è qualcuno che le farà un attentato, oppure che in Russia ci sarà improvvisamente una reazione del popolo che lo butta giù dal suo piedistallo. Non succede questo, e non succederà, perché la gran parte dei russi politicamente comprende che questa è una guerra dell'Occidente contro la Russia, che l'intenzione dell'oligarcato occidentale è quello di disgregare la Russia su diversi stati, così come è stato disgregato l'Unione Sovietica, per trasformarla in un paese dove la popolazione sarà drasticamente diminuita, quindi i russi verranno repressi, ammazzati fisicamente, deportati, uccisi, così come è già avvenuto in Ucraina, perché saranno i nazisti nella visione occidentale, saranno i nazisti a fare questo processo di pulizia etnica, tra virgolette, in Russia. E quindi in Russia rimarranno le persone necessarie solo a gestire l'estrazione delle materie prime, e la Russia sarà trasformata, come erano anche nei piani di Adolf Hitler, in un nuovo spazio vitale per gli occidentali, per l'egemonia occidentale, dove ai russi non rimarrà più posto per vivere, dove i russi saranno trasformati in questi schiavi che dovranno estrarre le materie prime e fornirle ai padroni occidentali. Questo la gran parte dei russi lo capisce, lo comprende, e per questo vanno a combattere.
per cui dobbiamo essere onesti, dobbiamo essere obiettivi quando noi parliamo di mobilizzazione. Perché gran parte dei russi vanno in guerra? Perché capiscono questa situazione politica. Poi ci sono gli altri che hanno altra visione, che sono legati magari più alla visione occidentale, che credono nelle promesse dell'Occidente, che credono nei valori occidentali, e va benissimo anche questo, anche loro sono liberi di esprimersi e va bene ciò che fanno. Comunque, in questi giorni sono stati divulgati diversi video, diversi commenti. Io penso che tutti questi commenti, tutti questi video vanno spiegati, vanno presi in maniera obiettiva, perché ogni situazione descritta comunque fa parte di un grande disegno globale, per cui se voi vedete una manifestazione in Russia contro Putin non vuol dire che la situazione sta cambiando drasticamente. Cioè, ricordatevi che anche qua da noi in Occidente c'erano le proteste, non so, in Francia c'erano proteste contro Macron, ma comunque Macron è al potere e continua a fare in Francia la politica che stava facendo, così come anche qua in Italia c'erano proteste contro la guerra, c'erano proteste contro chi non voleva che l'Italia mandasse le armi in Ucraina, non voleva che l'Italia partecipasse a questa guerra contro la Russia, invece l'Italia continua a farlo, per cui non è che se in Russia adesso c'è qualche protesta a Mosca o a San Pietroburgo adesso cambia tutta la situazione in Russia. Quindi, cari amici, io vi invito di essere più obiettivi, più realisti nella valutazione, nell'analisi di ciò che succede in Russia, non andare dietro alle varie propagande, per carità anche alla propaganda russa bisogna andare dietro, perché anche quelli raccontano tutto a rose e fiori. Ad esempio i russi, la propaganda russa non parla proprio delle proteste, cioè non le pubblicano solo questi video dove i riservisti partono felici, dove ci sono questi riservisti moralmente pronti per andare a combattere. Sì, ci sono parecchi, la gran parte di loro sono così, però è giusto anche far vedere l'altra parte, vedere i cittadini scontenti, vedere i pacifisti che non vogliono andare in guerra, vedere la gente che non sostiene la politica di Putin, perché così funziona l'obiettività, bisogna raccontare tutto. E con questo, cari amici, io vi saluto, grazie per essere stati qui con me, vi mando un forte abbraccio e vi invito di iscrivervi ai miei canali Facebook, Instagram, YouTube. Su YouTube, mi raccomando, mettete pollice in alto, campanellino, così vi arrivano le notifiche quando io carico nuovi video. E se volete iscrivetevi al mio canale Telegram, dove io pubblico tutte le informazioni che per motivi purtroppo di censura non possono essere pubblicate su altri social. Vi mando un forte abbraccio, grazie.